Oggi vi mostriamo questa splendida panchina dipinta da due studentesse dell'Istituto di Istruzione Superiore Polo 3 con indirizzo grafica e comunicazione. Un gesto di sensibilizzazione dedicato all'associazione Fiore di Loto che si occupa della lotta contro i tumori al seno. Come è nato questo progetto? È un progetto che abbiamo accolto favorevolmente proprio perché nasce per promuovere un tema importantissimo e molto caro a noi donne, ma molto caro a tutta la città. È il tema della sensibilizzazione per la lotta contro il tumore al seno, un tema che mette in evidenza la gran forza delle donne, donne che ogni giorno fanno la loro battaglia, ma donne anche che la battaglia l'hanno persa e le vogliamo commemorare. Abbiamo qui l'ideatore del progetto, raccontaci. Praticamente ho fatto questa panchina in memoria per la Lida, perché era una grandissima signora che mi voleva un mondo di bene e soprattutto è dedicato anche alle donne tumore al seno, per ricordare che il tumore non è una cosa banale. Professore, l'importanza di questi gesti di sensibilizzazione, soprattutto quando vengono dai giovani. Beh, questa è una cosa molto bella. Prima di tutto per noi che ci occupiamo di questa patologia e cerchiamo di appunto affrontare questo problema sanitario. E ci sentiamo per una volta tanto non soli e vediamo il paziente non solo come paziente, ma come nostra vicina, è un aiuto continuo e la disponibilità di queste persone che noi cerchiamo comunque di risolvere, a quali cerchiamo di risolvere un problema. In questa situazione qua ce le troviamo vicine a noi. Questa idea della panchina, insomma, è una cosa fantastica. I ragazzi giovani che sono prestati a comunque disegnarla, questa associazione Fior di Loto voluta da Lida Battistelli, che come vedete c'è la targa poi che ricorda la signora, un'altra signora che è stata sottoposta a intervento per tumore alla mammella. Tutto questo insieme ci fa capire e pensare tante cose. La prevenzione è fondamentale, cerchiamo di stare uniti, aiutarci e probabilmente questo problema riusciremo ad affrontarlo meglio se stiamo tutti insieme. Che tecnica avete utilizzato per dipingere le panchine? Abbiamo ripreso il disegno originale e l'abbiamo semplificato utilizzando così meno colori e non riportando tutte le sfumature, ma solo alcune, quelle più importanti, e con dei colori più accesi, più adatti ad una panchina. È molto importante che voi giovani siate sensibili a questi temi. Le emozioni nel realizzare questo progetto? Comunque ci siamo sentite molto utili per la società, per dipingere questa panchina, perché sennò sarebbe stata abbastanza triste. E state emozioni direi positive, ecco. Comunque anche essendo due ragazze, trattare un tema così importante per la prevenzione del tumore al seno. Mandiamo un messaggio sull'importanza della prevenzione. La prevenzione salva la vita. Ci tengo particolarmente a ricordare che l'iniziativa di oggi è un'iniziativa che nel 10º anno della fondazione dell'Associazione Fior di Loto vuole ricordare Lida Battistelli e io ho l'onore di aver avuto con noi, insomma, suo figlio, perché Lida è la fondatrice di questo importante percorso e dell'importante operato che sta portando avanti l'associazione, per cui non dimenticheremo mai quello che ha fatto e sono certa che tutte le donne che fanno parte dell'associazione Fior di Loto hanno in mente quali siano gli obiettivi quotidiani della prevenzione e dell'attività da portare avanti per se stesse e per le altre donne, proprio come ha fatto lei.